Antonio Zamberlan, dopo 26 anni la decisione di un passaggio di consegne, perché? Dovuto, perché non si può rimanere alla testa di una società per troppo tempo. Io credo di essersi rimasto troppo tempo, nel senso che avevo già rassegnato le dimissioni 2 anni fa, poi per motivi interni non sono state accolte, ma credo sia questo il momento giusto. Non può essere diversamente. Io non posso pensare di lasciare la presidenza della cooperativa il giorno in cui andrò in pensione. Sarebbe ingiusto nelle persone che hanno lavorato con me e che metterei veramente in difficoltà. Io sono ancora qua, accompagnerò il nuovo presidente, Lorenzo Ostanello, in questi 2 anni che mi mancano. Sono a disposizione per qualsiasi attività, anche la più umile, che il Consiglio intenderà affidarmi. Ecco, cosa farà adesso Antonio Zamberlan? Allora, io credo che ci siano ancora tante cose da fare. Abbiamo avviato questa colonia agricola, abbiamo avviato un progetto sulle fattorie sociali, sulle vie fattorie, ed è tutto un tema da presidiare, perché se vogliamo che abbia il successo che hanno avuto le altre iniziative in questi anni bisogna lavorarci su. Io credo di avere ancora le competenze, ma soprattutto posso aiutare la dirigenza a scegliere, a fare le scelte giuste, anche se so che hanno le capacità, le professionalità. Però io, come uso come metafora, mi siederò sul sedile posteriore della macchina facendo quello che fa normalmente un passeggero nel sedile posteriore, quello di dire magari stai attento che forse stai andando troppo veloce o che questa curva ha bisogno di un po' più di prudenza. Un quarto di secolo, c'è un momento, un'iniziativa che ricorda con particolare soddisfazione, insomma, che secondo lei ha anche segnato un momento chiave di questa, della vita della cooperativa? Guarda, è difficile dire una. Io credo che ce ne sono state decine di iniziative. Certo, il riconoscimento più importante è venuto quando i sindaci del nostro territorio, siccome noi siamo stati quelli che hanno aiutato la partenza del sistema della raccolta differenziata porta a porta, quel sistema delle raccolte che tutti conosciamo, sono stato nominato presidente di Contadina. Questo è stato veramente uno dei momenti più alti nella mia storia di lavoro all'interno della cooperativa alternativa. Nata 26 anni fa, è un bel cammino, era un'altra era? C'erano cose più semplici, c'era gente disposta a giocarsi di più. Oggi la macchina è diventata complessa, e quando dico complessa dico con tutte le criticità che hanno le macchine complesse, cioè a volte basta poco per bloccare un meccanismo e la macchina si ferma e non la metti in moto a spinta. Quindi il nostro obiettivo è quello di non spegnere niente di quello che c'è qui dentro, perché altrimenti la difficoltà immane sarebbe proprio quella di metterla in moto di nuovo.